Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo con analisi modellistiche europee e previsioni su scala nazionale curato da Meteograd. Bollettino meteo per il giorno mercoledì 16 marzo 2022. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. La vasta depressione atlantica a sud della Groenlandia tende parzialmente ad avvicinarsi alla parte nord-occidentale del continente europeo, determinando un peggioramento sulla Gran Bretagna e l'ovest della Francia, andando ad erodere temporaneamente il ponte anticiclonico tra l'alta pressione oceanica e l'anticiclone russo scandinavo. Più a sud permane una vasta ed insolita circolazione depressionaria sul settore nordafricano con precipitazioni che si spingeranno addirittura in pieno Sahara occidentale. Questa struttura depressionaria invierà venti di scirocco molto miti sul Mediterraneo centrale. La particolare disposizione dell'alta pressione sul nord-est Europa darà il primo input per la genesi di una nuova discesa gelida ed instabile che inizierà a prendere vita sulle zone attorno al Mar Nero orientale, dove si intensificherà ulteriormente ricevendo l'alimentazione umida marina. Previsioni meteo in area italiana per il giorno mercoledì 16 marzo 2022. Nord. Cieli irregolarmente nuvolosi con nubi più compatte a sud del Po e sulla Liguria, specie nella seconda parte della giornata. Ampie aperture saranno presenti sul settore alpino e prealpino. Centro. Nubi irregolari lungo la fascia tirrenica, in ulteriore intensificazione dal tardo pomeriggio. Aperture più ampie sulle regioni adriatiche con cieli a tratti sereni lungo le coste. Sud e isole. Cieli poco o parzialmente nuvolosi con ampie schiarite sui settori adriatici e ionici. Tendenza dal pomeriggio ad un aumento delle nubi sulle zone tirreniche e sulla Sardegna. Dalla tarda serata non sono da escludersi deboli piovaschi sul sud della Sardegna. Temperature massime in ulteriore aumento, più sensibile sulle regioni settentrionali. Minime anch'esse in aumento un po' su tutte le zone. Valori al di sopra della media per un flusso di correnti miti sciroccali. Ventilazione sciroccale su tutte le zone con intensità tra debole e moderata. Rinforzi saranno possibili sui settori tirrenici e tra le due isole maggiori. Mari da poco mossi sui settori adriatici, fino a mossi sui settori tirrenici. Mare a tratti molto mosso ad ovest di Sicilia e Sardegna. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale per ricevere ogni giorno il bollettino meteo aggiornato. Fai clic anche sulla campanellina per ricevere le notifiche istantanee riguardo nuovi bollettini o contenuti.